punto che oggi Conte scrive al Fatto Quotidiano e risponde sul Corriere a Muti perché sente che in questo momento ha bisogno di riconnettersi probabilmente e forse anche perché sente di essere sotto attacco anche nella maggioranza. Prego. Correttissimo, correttissimo. Ma vedete, ieri proprio sulla 7 al TG di Mentana è stato mandato in onda un interessante sondaggio rispetto ai provvedimenti presi dal governo. Erano provvedimenti che non graditi, credo, al 60% degli italiani. Però era interessante vedere che il 36%, se non sbaglio, vado a memoria, o forse il 38%, diceva non vanno bene perché non sono abbastanza severi. Sì, Mentre il eccolo, lo stiamo 25%, 36, mostrando. eccolo, il 25% diceva sono eccessivi, cioè in particolare è sbagliato chiudere alle Sì. 18. Allora, si può pensare come la si vuole, però dopo un po' di mesi di esperienza qualcosa tutti la dovremmo aver capita. I provvedimenti vanno commisurati non all'oggi, cioè non ai dati di oggi, ma i dati che si prevede avere da qui a 2 settimane. I dati che si Perché gli prevede effetti avere. dei provvedimenti li potremo misurare solo di qui a 2 o 3 settimane. Quindi noi sappiamo che se agiamo oggi andiamo a vedere il risultato della nostra azione di oggi fra 15-20 giorni. Allora, se questi provvedimenti funzionano, e io non lo so ovviamente questo. Entreranno in azione, ne vedremo i risultati, quando i morti, prima parlavamo di 57 morti oggi solo in Lombardia, abbiamo delle proiezioni che dicono che presto avremo 250, forse 300 morti al giorno, in una decina di giorni metà delle terapie intensive potrebbero essere piene, insomma le proiezioni sono molto brutte, tutto questo cambia anche il mood all'interno del paese. Perché quando la gente incomincia ad avere realmente paura, Certo. poi pensa prima alla vita e alla salute. Ed è questo quello che è avvenuto l'altra volta. Per questo io sono molto favorevole, ovviamente, a tutte queste categorie che giustamente rivendicano, è gente poveretta che corre il rischio di essere riduta sul lastrico, di dover chiudere i loro negozi, eccetera. Però qua si può intervenire, se vogliamo, il bene di tutti, esclusivamente dal punto di vista economico. E Gli questa esperti volta ci però diciamo dicono. anche che non si può sbagliare, Peter, Ah no, hai perché ragione, davvero hai quello sarebbe ragione. insopportabile e non sopportato probabilmente, eh? Cioè lì veramente Assolutamente. rischi la tensione sociale. Io credo che le persone Assolutamente. possano E questo arrivare a discorso capire perché. per la paura, ma che non possano più accettare l'errore di non ricevere ciò che a loro è stato promesso. Allora, se però è comprensibile, accettabile e condivisibile che chi fa il ristoratore, chi lavora in un teatro sia profondamente arrabbiato, scenda in piazza, chieda rispetto dei suoi diritti, è molto meno comprensibile che tutto questo avvenga in un momento in cui corriamo il rischio di sbattere contro un iceberg, come stanno facendo tutti gli altri paesi del mondo, delle nostre classi dirigenti. Esatto. Perché è francamente disgustoso assistere a questi spettacoli di persone che non ragionano sui 15 giorni, ma che ragionano sull'oggi, sulla convenienza. Può darsi che sia sbagliato chiudere alle 18 i ristoranti. Marco Travaglio, al contrario di me, pensa che sia sbagliato. Va benissimo che lo pensi Tagliaviva, un parte dei 5 Stelle, che lo pensi la Lega. Perfetto. Ragazzi, ci volete dire cosa facciamo per mandare in giro meno gente? Perché la ratio di questi provvedimenti è È solo una quello, ed è limitare evidente. la socialità. Mandare in giro Allora meno però, diciamo, gente. ci siamo spostati sul terreno del nessuno soffi sul fuoco, mi sembra, con Peter Gomez, e noi abbiamo immaginato un premio, giusto, Nessuno soffi Ale? sul fuoco, altrimenti detto va diretto.